minuti con il coltello tra i denti, vai. Assolutamente. Prima palla 2, toccata la Torino, toccata la Callan, primo pallone per Cantù, 8 a JJ Johnson, partita splendida giocata da lui, nonostante la sconfitta in quella di Brindisi per Cantù, intanto liberato subito al tiro. Franchini si alza, spara subito a Salve con l'errore per il croato, rimbalzo per Torino che riparte, c'è già Darren Washington. Offensive, traduce il primo fallo, chiamato Cantù. Bright a portare il pallone, prova la penetrazione, prova a forzare, gran chiusura questa volta di Cantù che ha perso il primo passo in partenza, errore per Torino, dall'altra parte vuota, si cerca, trova JJ, non fanno, però nell'angolo riesce a sortire per un'altra tripla con errore, grande, facile, il capitano, è Franchini, che c'è errore ancora, rimbalzo di JJ White, peccato che la tua ha attaccato bene in due azioni consecutive, non è arrivato il canestro, anche con l'extra possesso. D'altra parte subito Torino a forzare in penetrazione con la mano mancina di Talera Harvey, dall'altra parte subito Franchini, stoppata irregolare sulla porta dell'altamento. La sfruttata anche con l'aiuto della stoppata irregolare, però l'importante è essere 2-0. Attacca subito Torino con Wilson, il pallone fuori per Darren Washington che ribalta il lato, il pallone arriva nell'angolo per DJ White, prova ad attaccare, si alza in sospensione. Uno dei temi difensivi importanti. Dominic Waters, intanto c'è il fallo che scatta subito a destra per Cantù. Darren Washington deve essere il figlio legittimo di John Storch, eh? Sì, stessi capelli, un po' più scuro. Fine pince, trova lo spiraglio, va fino a Caponino, prima a giocare nel primo quarto, Wright dall'altra parte, aspetta l'uscita subito per Harvey. Ancora si va per DJ White che va in missione per canestro, poi sbaglia, prova a correggere al volo ma sbaglia Darren Washington, rimbalzo per Cantù, già dall'altra parte, tremendarlo, aspetta il rimorchio di Dominic Waters, partito a quelli Callan, si prende la tripla, Dominic non va, battuto del capitano, extra possesso per Cantù, il secondo in questo avvio per la Red October, ancora Dominic Waters, prova a penetrare da una mano mancina, segna! È in dubbio, adesso il tiro libero supplementare per Dominic, e va. Gioca da tre punti completato da Dominic Waters. Dall'altra parte però passi, no, palle di cose utili le sa fare, speriamo che questa sera sia in una di quelle serate in cui dai un contributo. Tanto palla verso la Dominic Waters, tentativo di contropiede per Cantù, dall'altra parte subito i due per lui, prima c'è stato un errore dello stesso Harvey dalla lunga distanza. Batte Cantù, Waters ancora sul blocco di Callan, poi si arresta all'altezza della lunetta, serve il capitano, si alza, 3, corto, volta fine, finisce, recupera però Darren Washington, apre subito il contropiede per Chris Bright, va a forzare e prende il fallo. Sembrava fosse fermo, poi le braccia delle mettere abbassate, è un fallo che ci può stare sicuramente. 4, seconda esecuzione per il playmaker della Fiat di Torino. Un punto di vantaggio, Dominic Waters si troverà la metà campo in questo istante, fuori per la Tremel Darden, blocca Johnson, esce Filipic, si alza, due punti, Fran Filipic è corto, volta di bagnante per il croato in questo avvio, si tuffa intanto con il capitano ma recupera Torino con Wilson che si ferma, passi, tripla che non va, il mazzo porcheria rimane quello di Wilson, riapre, recupera Dominic Waters. E dall'altra parte schiacciato per Tremel Darden, ancora per Waters, ancora per Darden, due si trovano bene. Benissimo l'offensiva. Sì, il duo Darden, Waters si è trovato una meraviglia. Dall'altra parte White aspetta l'uscita di Harvey, va sul lato destro, chiude Callan, prova il pallone dentro ancora. Per la riapertura per Darren Washington, si alza da tre punti a lungo, il rimbalzo è fatto il Torino, Chris Bright, riapre, Harvey, si alza da tre punti, sbaglia ancora, volta spazza tutto, JJ, riapre, Dominic Waters, velocissimo per Darden, altro angolo, altra tripla, non va, è cortissima, prova il recupero del Cali. Palloni sotto per JJ, non ne sono arrivati, eh? Cioè, è un bel cliente con White, eh? Adesso White prova una palla meravigliosa, prende poi Chris Wright, trafuta con la mano destra in due punti, meno due per Torino, dall'altra parte subito Waters, la spazio si prende, la tripla, la mette, 13-8 il vantaggio per Cantù, Torino riparte con Bright fuori per Darren Washington, guardato a pista intanto a
Harvey non riceve, allora si torna tramite White, ancora per Darren Washington, prova a giocare uno contro uno su JJ, va in sottomano, poi sbaglia, prende il basso attacco, va ancora lui, attacca Cancun, Waters, vuole il blocco di JJ, eccolo, resto tiro da due, di Dominic. Beh sai, quando un play fa tanti punti non è mai un segnale bellissimo, perché vuol dire che la squadra sta giocando poco di coralità. Intanto c'è pronto la valse, non batterà. Ovviamente il giocatore più predisposto a questo tipo di gioco, adesso però perde il sesto punto per Bright, lui che sta facendo finto ricoperto in questo dio per la Fiat di Torino. Filippi già dall'altra parte, per Cannavall, l'angolo per la tripla presa e sbagliata da Dominic Waters, rimbalzo di Wilson, parte già Torino, Washington, bene, si scarica fuori per Wilson da tre punti, questo primo quarto, 3.34 da giocare, attacca da due ancora con Waters, per Callan, insegnato per Fran Filippic, prova a fare dentro bene adesso per Cannavall, arriva a Filippic, fuori per Waters. Alex Hacker va a partire, si prende la linea di fondo, va in sottomano, sbaglia Alex Hacker, ha fatto tutto bene Alex, sì. Per la ma anche quell'idea era buona. Washington scarica un pallone che non si affede per DJ White, dall'altra parte Cancun 14 Torino, 2.56 da giocare, Azzola palla per il passo di White, destra, tagli, ancora una roba, non stanno, non hanno ancora capito come difendere questo taglio. No. Seconda presia per Cantù, Filippic che sta posto in piedi, si alza, due, ecco, aperto tutta la voce, punti per Cantù in questo primo quarto fin qua. 19-17, più due Canturino. Arde, ancora nel passo di Jay White. White, uno contro uno, va in semifinale, quattro punti di difficoltà mostruosa. Sia il primo canestro del secondo, ma questa è una classe intensa. Questo non, Fabrizio, non lo scopriamo noi, Adesso c'è il duello opposto con Cannavall ad attaccare su White, fuori per Hacker. Hacker palleggia il resto, tiro da due che non va, tocca la valle, recupera Callan, semigancio del capitano. Pensivi il nostro capitano questa sera? Ma sai che questo... il capitano, anche visto a Brindisi, è quello che sta dando, il suo rientro sta ridando più gioco alla formazione Cantorini. E da equilibrio, da equilibrio, sì. White ancora uno contro uno, spinta lento, credo indietro, errore e... esecuzione per Mazzola, buona fetta, sì. Parità 21-21, attacca ancora Waters, lasciato lì tutti, trova il pick and roll Dominic Waters, un buon numero come detto, l'altra parte Wright ancora a portare scompiglio, poi gli apre per la dritta presa sbagliata, ma c'è di pazzo l'attacco diverso dei propri tifosi, ma più che altro ha risposto alla quello di Laval. Waters, pallone schiacciato questa volta, marca sul letto per Cannavall, recupera Torino, Washington in contropiede, riapre per la penetrazione con il... Sì. Parte Cantu, Hacker, fuori ancora per Dominic Waters, prova il taglio di JJ e fallo di Deron. Vinta nettamente dai Eagles per il momento, pronto per Gnauca, sì. Buona esecuzione per Giorgio Johnson. Di Laval, altro extra possesso per Cantù, terzo di questo primo quarto, ultimi 17 secondi, discrepanza di 7 secondi con il tabellone centrale, Waters legge il resto, tiro da 2, non va, non esagerare Waters, non esagerare, falso di White, prende in avanti Bright, tiro di scarica fra i deboli, tra 3 punti, corto un bacio di Cantù, non c'è più tempo, finisce qua, iniziato da White, sì. Che ha realizzato parecchi punti, 14 intanto i rimbalzi per Torino, siamo già in cronaca Fabrizio, 10 per Cantù, io stavo guardando per una cosa che mi salta in mente, Waters 7 tiri, sì, passo, uno contro uno, è andato a concludere il suo semicalcio, Frana Terra Karimauskas, la palla per recuperata da Cannavall, ancora il lituano con il pallone tra le mani, vuole per Frantile qui c'è, vuole già qua basso però troppo leggibile.
palla persa per Cantù, meglio recuperata da Torino. Troppo telefonato proprio con la... attacca ancora adesso White, gira qua fuori, Poeta prova a penetrare centralmente, ne apre ancora Ferri, troppo lungo, si alza, piazzato da due punti, non fa rimbalzo di Gentei, apre per Filetic, già dall'altra parte per Carignau, scusate, già dall'altra parte per Cantù. Schacher, si va da Carinaval che vuole ribaltare il lato, ecco adesso ancora per Karinauskas, vuole per JJ, 5 secondi per tirare, JJ deve forzare il tiro, lo prende, lo sbaglia, Hacker con astuzia, rimane in attacco, Filippi c'è spazio per la tripla, la prende, non va ancora una volta, questa con sfortuna, il ripasso di Alibegovic, dentro fuori da parte di Fran, meno 3, parte di Pepe Poeta, vuole per Washington, il taglio di Alibegovic è stato servito sul blocco di White e Mazzola, falta ancora al lato Alibegovic, si attacca Filipic, si gira, stretto a forzare, tira, sbaglia, va a scossa interferenza sulla vetrina, sì, infatti di Gagliaval non vista la zona arbitrale, buon Barcantù, attacca con Alex Hacker, ancora si deve ritrovare il gioco in attacco perché le ultime due attacchi sono stati positivi. Attaccare su Poeta, forza, sbaglia, rimbalzo di White. Troppo tempo il pallone in mano a un giocatore senza che nessuno dall'altra parte, che con i quattro compagni hanno fatto qualcosa di positivo per liberarsi, per avere un pallone decente. Poeta. Poeta non parte per roll con DJ White, la rotta fuori per Mirza Libegovic. Sposta Mazzola, si tornerà per Poeta. Ora ancora per Alibegovic, costretto a forzare da tre punti, può prenderlo, ma è un schematico che stringe su tutti attorno alla red ottobre di Cantù. Adesso attacca, sotto di 6, 24-30, il vantaggio per Torino, Hacker, fuori per JJ. Poi Waters, prova a penetrare, Dominic, arriva la stoppata, poi JJ tocca per ultimo. Fuori il pallone per Dominic Waters, prova a far sorridere Darden, curato benissimo da Alibegovic. Darden si gira. Adesso per Cantù, Waters fuori per Galla, spazio, si prende la tripla lunga, volta JJ, ma per Washington dove è andato a prendere questo rimbalzo, tra l'altro. Stiamo colpendo da tre però, due su nove del primo quarto. Fuori per Mazzola, palla dentro, bene per... Fuori per Washington, togliere ancora Alibegovic, chiude bene questa volta Alex Hacker, Alibegovic ancora... Si apre per Darren Washington, c'è il fallo solo che mettiamo da soft, se vogliamo, no? Sono aumentati dei passi da tra l'altro, mentre andava in panchina, adesso l'hai tolto dalla partita almeno per questo primo tempo sicuramente. Becca Poeta, vuole per Mazzola, si prende la tripla la mette, a proposito di lunghi italiani, non 5 ma 4, siamo meno 9, andiamo alla prima ondata. Vuote il palleggio, il resto tiro a segno. Buon canestro, altra iniziativa però personale. Sì, non c'è coralità in questo momento. Direi che quasi tutto il campionato per me non c'è coralità. F. Poeta prova a andare su Waters, costretto a forzare, tocca, Cantù non recupera, Mazzola recupera, serve a Alibegovic da tre, non va, il pallone lunghissimo e scadono anche i 25. Per più di uno, sono gli Eagles che continuano anche nel cuore e nel cervello, sono due nel cuore di questi. Le ragazze con la maglietta bianca. Waters era al palleggio, va tramite Callan per Alex Hacker, vuole ancora il capitano, ci deve fatica, si posizione ancora fuori per Waters. Dominic ancora per il capitano dall'angolo per la tripla che non va. Washington già dall'altra parte, velocissimo, fuori per Alibegovic, falta bene il lato, Mazzola finta la 3, va in penetrazione, trova un assist con 5-6 uomini che hanno anche 6 o 7 direi, perché le vengono su parte della panca, la qualità è veramente molto alta per questo Pietorino. Ma anche noi teoricamente dovremmo avere una qualità alta, perché qualche giocatore non ha sicuramente, non è scarso, però non riusciamo a trovare l'essere assieme. DJ ora si gira, va a prendersi il pallo di Valerio. 26-35, due liberi per Jones. Due liberi per DJ. Esecuzione per JJ, buona seconda, quanto mancano, quanto stanno mancando,
sul lato destro del campo, vuole il blocco, poi si torna fuori ancora per Atri, poi Mazzola, guarda adesso palla, palla sotto per lui, troppo pretenziosa questa, e parte Cantù, Waters decide di attaccare su, il tocco di piede di Pepe, poi guarda il primo a giocare. Waters vuole calcare Miauskas, finisce con il quintetto, forse con Tinaitis, Waters rischia anche di perdere, poi si dice attaccare, non se la sente di prendere il tiro, palla sotto per Lavalle, si prende il piazzato. Ho visto tutto nella pallacanestro, non un tiro veramente distante di Lavalle, mi mancava, bravo comunque, quando lo metti. 6-6 per Cantù, Poeta fuori per Mazzola, batte per il lato per Alibegovic. Deve attaccare uno contro uno, Ribegovic trova in emergenza, palla che poi scarica, prende il gioco intanto con l'attacco di Cantù orchestrato da Dominic Waters. Waters palla in attacco da Navarra e parte con Chris Wright, ecco il posizionamento di tutti i compagni, trova la città di Harvey. Vuole attaccare Filipic, prima raddoppio, alza la parabola, sbaglia il bacio di Fran Filipic, guarda per Kalinauskas, già dall'altra parte, cala brutto pallone per Filipic, la tutta prima riesce però il trovo Fran Filipic, Waters proprio tra le palle di Alipata, le mani di Gray Callan, fuori per Naval, secondo da Waters, esce Filipic, cerca spazio, spara da tre punti, è lungo, c'è il fallo di Kalinauskas, rimesso in gioco, poi per Filipic, altro lato, si alza, è importante, bravissimo, chi ha fatto la rimessa? Carmen, giusto? C'è ancora al proprio compagno che forse con questa tripla può anche essersi sbloccato, vediamo. Era da due, due? Sì. Molto salto per Kalinauskas, pallone schiacciato sotto per Gani Lavalle, giù da Washington, perde il controllo del pallone Gani, prima di girarsi. Fallo antisportivo, mentre era incavolato per la palla persa lì dentro, sta provando a rientrare, c'è il calcio del dentro subito dalla Fiat Torino. Io sto pensando a Kurtinakis, cosa quante ne avrà viste nella sua carriera da giocatore, da allenatore, ma in questo momento davvero non sa più anche santo votarsi. Wright non trova compagni liberi, trova adesso DJ White, prova ad attaccare uno contro uno, fuori per Harvey, forzato da tre punti, c'è il fallo di Filipic, Tyler Harvey sbaglia prima, quanto meno non fa tre punti Torino, 9-9 sbaglia il più terzo, 9, sì. Dopo 9 punti, rimbalzo di JJ che lascia a Kalinauskas, torna fuori Kalinauskas, farà dentro per JJ, JJ prova a girarsi, Deron Washington, chiude bene Deron Washington, JJ appoggia, sbaglia, rialzo di Mazzola, apre per Wright, pallone dentro per J. White che scarica tutto fuori, Washington penetra, segna, quarto punto per Deron Washington, dall'altra parte per tu meno 11, Waters, ancora lui, rischio dopo il palleggio, Kalinauskas ancora per Waters, Waters deve forzare la due punti, è sbagliato, il braccio di Washington, lui in questo finale del secondo quarto non ci sta capendo più, no, non sta capendo più niente, abbiamo staccato completamente il cervello, right. Non c'era, Waters ha dovuto far tutto da solo perché non c'era un compagno che si cercava movimento per liberarsi, guarda invece loro cosa riescono a fare. Ancora White a sbagliare, ancora Washington a prendere il rimbalzo e Johnson e Darden con tre falli. Questa non è una bella cosa. Washington, guarda esecuzione per Washington, 41 secondi intanto alla fine del secondo quarto. Buono che secondo.
vince a fine primo tempo, è Carlo Fabrizio. Dopo è una montagna da scalare, neanche forse l'Himalaya. Discrepanza di 3 secondi, Wright si prende la tripla. Meno 16. E la mette. 11 per Coach Wright, ancora palla persa per Cantù e l'altra parte poi per il nostro a metà campo. Brutto fischi, 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 fischi. Segno che è attaccato poco il pitturato. Non è pochi palloni tutto. Primo pallone per Filippic da 2 punti, dall'angolo non va, errore, rimbalza lì, Torino non riesce a tenere, per essere 2-4 ore sentire cosa ha detto questo Pinetti sulla squadra. Ma a me preoccupa, sai una cosa Fabrizio? Quando sono usciti non mi sembravano con gli occhi della tigre, gli occhi assetati di sangue, mi sembrava una scolaresca che stava tornando da una gita. Ed è proprio sbaglia Ciata Vicente. Per JJ, primi 2 punti dal campo, 4 punti per lui. Questa la dice lunga, un giocatore che a brividi ha praticamente tenuto in vita solo. D'altra parte Torino con Darren Washington, solitamente tenendoli indietro, si alza, sbaglia, l'alzo è di Zarten, che apre subito per Waters, prova a alzare i giri in attacco per tu, Waters si ferma, non ha possibilità di contropiede primario, sbarra JJ, in avvicinamento, si alza, sospensione, senti JJ. 4-0 di parziale, dai JJ. 4-0 di parziale. Attacca Torino adesso. Washington. Si apre il pallone per Wright, da 2 punti, si alza, sbaglia, tocca JJ, recupera Filipic. Bene, forza. Waters. 35-47, meno 12. Waters via Fusa, non si torna per Tremendarde, si apre ancora per Waters. Waters si alza, 2 punti, errore, falso un attacco di Calla. Poi riapre male, occupa la JJ per Filipic, poi Calla tutta la tripla, va nell'angolo per Darden. Difesa, difesa e ancora difesa, forza. Wilson consegnato per Harvey. Harvey aspetta, uscita ancora di Wright. Wright sulla blocco di J. White, in apertura per Washington, in terzino poi si alza la pressione da 2, palla incastrata, fratta pallone. Messa per Harvey, si alza dall'angolo. Tanto nel primo tempo l'unico giocatore a il doppio tiro per cattura è Waters. Waters prova a parlare, a passare il pallone per JJ, stoppato, una tentativa di schiacciata. Mamma mia che... Sì, che volo che ha fatto. Sì. Pallone sotto per DJ White. 1-1 su JJ. Torna fuori per la tripla, presa e segnata, 5 punti in fila, rimette lì un controbreak 5-0. Eh sì, e vanifica un po' tutto. Waters, fuori per Calla, spazio, si prende la tripla, capitana, corta, alza di White. Dei Wilson, scusate, lascia il pallone a Wright. 38-52, palla in attacco a Wilson. Cercando di dare qualche consiglio ai propri compagni. Darden vuole per Filipic, ancora Darden a penetrare, c'è il fallo di Darren Washington di quei liberi, segnato la... stavolta si incontra, okay. Sbaglia il secondo, a quel punto ufficialmente portiamo spinta tutte e due. 6:30 da giocare, attacca Torino, Harvey entrare, poi cambia lato 2 volte, cade indietro, si alza da 2, appoggia, sbaglia, messa per Torino, carica Chris Wright, prova con un po' di difficoltà Jimmy Wilson, sì, anche perché fa 1-1, lascia lì Jimmy Wilson, quinto punto per lui, 39-54. Waters per Calla, l'angolo per Filipic, ma tutti si aspettavano più altri punti, è chiaro che poi hai qualche possibilità che vada a finire dove non dovrebbe finire. Wright corta pick and roll con DJ White che prende il 14 per DJ White, c'è un 17 per me. Sì, 17 fallo in attacco, sì,
stanno creando, stanno gridando, vogliamo 10 leoni. Ma te che devi gridarli in inglese? Zona, perché... zona per Cantù, sì. Zona per Cantù. Jay White si alza. Siamo al ventello, in casa. È la partita che devi vincere a tutti i costi. J.J. Harden per ancora per Laval, Laval a trovare su Waters. Gioca per lui, Dominic, gli apre per J.J. costretto a prendersi il tiro da tre a corto. Tocca Waters, ma la palla esce. Lunga, lunga Fabrizio, lunga. Washington. Adesso Torino con tutto accanto, ovviamente, perché non ha motivo per forzare. Cattura ancora a zona. Prova, me l'avevi insegnato una volta che nella zona dovevi proteggere il canestro, no? Waters per J.J. nell'angolo, Martini, qui c'è freddo, la linea di fondo, scarica per la mano, Filippic dall'angolo, non va, falso, non lo tiene White, lo recupera per Washington, dall'altra parte, perde il controllo del pallone, riesce con la magia a servire, ancora J.J. White, in maniera clamorosa. E arrivano dei fischi. Dante, fuori per diciamo, Waters. Lo psicodramma. Sotto il pallone per la valla. Ancora Waters, due secondi, un secondo. Scala di 24. No, crollati di questi qua. Siamo crollati. Non ci siamo più con la testa. Sì, non sì, sì. Mentalmente Cantù non c'è più, no, assolutamente. No, non c'è più, non c'è più. Wilson attaccare per Harvey. E sabato abbiamo un derby con Varese, sì. Penso che bello. Tripla di Wilson, a segno. Wilson a segno da tre punti, sono 8 per lui. Mamma mia. Io sono Lorenzi, lo ripeto. Gianni Laval, fuori per Water. Dominic, Darden. Ancora Waters, sotto per Laval. Il fallo su Gianni Laval. Tutto sbagliato, io tutto da rifare. Alza per J.J. nel tratto, J.J. riesce a servire Garden da tre punti a 42-65, dai ragazzi che ancora lunga. E Begovic, quello per Washington, e la strappa J.J., bravo J.J. Waters, dai ragazzi che non è finita. Filippic dall'angolo, eccolo lì, si contraccia la squadra. E non ragazzi, fischiare, siamo sempre... non fa niente, grande entusiasmo, ma siamo sempre a meno 20. Ma niente, ma niente, si parte da qua. Washington ad attaccare, fuori per Alibego, per Alibegovic. Poi DJ White da tre punti, forzatissimo, è corto e palla di calcio. Wright, fuori per Alibegovic. Attacca uno contro uno, spalla canestro, su Filippi, su Filippi, si alza in sospensione, sbaglia, rimangono DJ per Waters. Dai ragazzi, Waters sul blocco di J.J. si arresta, si alza la 2 a 6, 47-65, Wright. Ma come fai a entrare con Craig Gallant? Certo, allora, questa cosa ecco, dice qualcosa che non va, però Waters fuori per Darden, prende la linea di fondo, appoggia, corto, tocca J.J., la palla è, proviamo a cavalcarla. J.J. fuori per Waters, gioca ancora Johnson, Waters si arresta da due, appoggia, segna. Beh sai, scoramento c'è sicuro, c'è a meno 18. Alibegovic, che fai, molli, vai no, no, certo. Forza, Mazzola, ripeto il tiro, va in penetrazione, appoggia, sbaglia, alza di tre metà per Waters. Adesso si mette in proprio ancora, dobbiamo giocare di squadra, ci penso io. Beh, sono non è 30 minuti che stiamo facendo così. Però, però. 51-67, ultimi 9 secondi del terzo quarto, shot per la pallacanestro Cantù. Poeta prova ad attaccare su Calla, fino a capolina, stoppato. C'è Alibegovic, però sulla... 2, quindi non puoi fare molto. Buona esecuzione per Pirza. Più tranquillo di tutti, comunque mi sembra. Alibegovic fa 1 su 2. Waters finisce che togliamo al campionato della regola top per tutti. Filipic porta a palla. Fuori ancora scambio con Callan. Filipic, fuori per Callan. Waters.
attaccare su una zona che ricca su lui nell'uscita nel raddoppio offensivo. Wolters ancora a mettersi proprio, sbaglia Lazio Cantorino. Riparto con Darren Washington. Ribegovic da tre, non va, rimbalzo di Mazzola. Non puoi prendere un rimbalzo in attacco. Non l'abbiamo, non lo stiamo vedendo. Dentro Hacker, Washington attacca il raddoppio, prova a servire Mazzola che non la tiene. Arrabbia, imbestialire, è che sei sotto i 17 punti, la partita devi vincere a tutti i costi. Stai facendo una figura di M col tuo pubblico, porca miseria, devi cercare in qualche modo di farti vedere, di farti valerti. Ora si prendono più di azioni solitarie. Solitario, ognuno fa uno contro uno lì. Nella fattispecie arriva il canestro di JJ, il palla adesso lo scatto. Teoricamente. Morita, blocco di Mazzola. Rana a terra Valerio Mazzola. Morita. Fuori per Wilson. Forza la tripla, sbaglia, rimbalzo, toccato da Ribegovic. Una bombetta potrebbe cambiare un po' la l'inerzia, vediamo. Grande, alza, segna. Spatina ora prova a alzarsi e incitare i compagni in campo. Sì. Brian. Ha fatto un palleggio, aggressività. Senza trovare il taglio con la schiacciata facile in attacco per Alibegovic. Waters pesca Darte, lo spaglia il canestro però. Andiamo. Andrea Darte sale a 13 punti personali. 14 da recuperare a 7 punti. Washington ad attaccare, prova a farsi vedere DJ White, fa sportellate con JJ White. Il taglio di Washington e non resta in fondo, palla persa perché ci vorrebbe, no? Stiamo recuperando in maniera anche se vogliamo un po' fortunosa. Waters prova per entrare, alza, segna. Meno 12, tu prova a crederci. Da Cattolino, il Ribegovic. Washington. Massimo. Minuti a giocare, c'è ancora tempo. Guardia, poi Tracker. Va per entrare Alex, prende la stoppata. Va, sposta la stoppata il tiro di Hacker. Allora dietro per White. Quando si alza, prende indietro, sbaglia. Fa sbocco di Cantù, Waters. Piace il portiere per Darden. Ma che stoppata si è preso da Washington. Ma recupera Cantù. Waters va a forzare, non arriva nessuna chiamata arbitrale, c'è rimasto in attacco per Cantù, ancora Waters, la palla tra le mani dell'angolo, prende la tripla forzata, la sbaglia. Non c'è stata una... Qui stiamo cercando ognuno di noi, cioè scusa, ognuno di loro. Adesso Chris Bright carica per fuori per Washington, rende indietro da tre, sbaglia, tocca Darte, la palla Ribegovic, uno contro uno, si gira, svolge, sbaglia, alza di Waters. Andiamo sotto la doppia cifra per favore, andiamo sotto la doppia cifra. Andiamo per Darte. Attacca su Mazzola, uno contro uno, Darte che rimane indietro, si alza, due appoggia al corpo. Con te è difficile commentare una partita così, caro Potenzio. Molto, molto difficile. Bright salta, raddoppio di Bussi, credo. Rimessa per Cantù. Darte. Palla lunga per Hacker. Mamma mia, che rischio. Sì, infatti. Vuole ancora per Waters. Torino è andato a passare tutto campo, sì, in maniera inaspettata, è stata una difficoltà. Hacker
dietro Cimer di Filippic, adesso deve tirare da tre, sbaglia, rimbalzo è di Torino. Wright, ovviamente Torino gioca davanti al suo pronome, certo. Saggiamente. Limerivovic, anche se è un rischio che potrebbe essere un po' troppo presto. Esca il taglio di Mazzola, dalla di pura sostanza la sua. Waters per Filippic, poi per JJ, pescata ancora Waters, poi Darder sotto per JJ, fallo. A segnare perché deve tenere sotto il basso, però forse potrebbe essere l'unica via se vuoi recuperare questi 16 punti maledetti o benedetti. JJ sbaglia. Seconda esecuzione, sbaglia anche il secondo, ma c'è l'imbalzo nel campo di Darden, però si fa stoppare il passaggio, la recupera ancora Darden, guarda per Waters. Tanto Filippic è scomparso dalla partita, non ha... Alleggia sul... Non lo so, non credo. No, rimangono 4 secondi per attaccare, JJ per Waters, ecco il doppio palleggio, sì. Meno 20, 45, 65, non ha più senso. Lui dovrebbe essere quello che dà sostanza. Alibegovic proprio su Fran Filippic, aveva blocco di White, quella Mazzola si è spiazzato, due punti, era mattonata, palla fuori per Darden, ecco Filippic, prova bene Darden, che apre per Callan l'angolo, assegna la tre punti, ma ancora 3:28 da giocare. Adesso il nemico più grosso, più importante per Castuel. Fallo in attaccare su 13 Torino, questo gioco per Wright, trovato White, viene spostato il tiro da JG, ha recuperato per Cantù, adesso con Waters dall'altra parte, il fallo di Washington da terra, Callan riconsegna la domenica Waters, passo il blocco di JJ, ancora vuota, si apre per Callan, altra tripla del capitano, segno, prova, viene attaccata la partita disperatamente, meno 10, Wright dall'altra parte, palleggio, arresto, tiro da due, non pare, mazzo di Filippic, prova a crederci ancora il pubblico del Torino, Darden, Waters, l'angolo ancora per Callan, ancora da tre! Pubblico che ti casi, adesso te lo senti tuo, adesso ce l'hai per te. Una saluta per Washington, decide di attaccare la Washington, stoppata, recupera tra metà, apre, era Dominic Waters, partiamo da questo momento, Waters, alza, JJ male, non fare queste, non brutta, orrenda, se io sono cazzo, non si possono dire queste parole in televisione. Waters, andiamo, prova a farsi perdonare. Vinta la tripla, poi prova JJ dal suo passo, si gira JJ, perde il controllo del pallone. Stacca Torino. Ci proviamo. Washington, parte, Holton, messaggiamento fuori, al Chris Wright. 1:40 da giocare. Mezzo a due, Wright, apre, Washington. Si alza, appoggia la tabella, segna. La squadra che è in difficoltà, bam, 4-0 di parziale. Questo vuol dire avere... Che ti ammazza, eh? Ti ammazza, sì, certo. JJ adesso appoggia, segna. Wilson. Scegli proprio il marcatore, Pietro, scarica per... Prima dopo la partita, poi in settimana, che cosa succede dopo? Aspetta. Diciamo che stasera qualcuno ha cinescato di spostarsi, qualcuno arriva a prestazioni non positive e stasera tanto non fa, cioè, per assolutamente. Darden mette il primo di 10, mette anche il secondo e anche per vinte sotto le 9 a mezzo della fine. Sì. Quindi, però erano, c'erano altre squadre di campo, sai. Per Wright. Ti dico una cosa che mi fa, in qualche modo mi fa presente l'ultimo pallone. Questo è il gioco, Wright, fallo di Dominic Waters.
due tiri liberi per Torino. Wright, guarda la differenza, Vitucci che è in piedi, che incita, continuare su che è seduto con non sapendo più cosa dire. Maria secondo Torino dall'altra parte, palla recuperata da Washington per un attimo. Adesso per Cantù, Waters per Darden da tre punti a segno, sotto per Tremel Darden, fallo di Pilipic. Aletta che devi fare subito, criticare mette per secondo, dall'altra parte Waters prova a prendersi il tiro da tre punti, lo sbaglia, rimbalzo di Callan, sbaglia, rimbalzo di Callan ancora, palla in su, Torino espugna palla bancolese. Non si vedono segnali. È anche vero, adesso voglio spezzare tre sconfitte consecutive, facciamo da dirigere la Coppa Cora, certo. Quindi dai, potrebbe gli attributi mica da ridere. Guarda Torino che sta pressando a 22 secondi tutto campo. Filippi va a prendersi il fallo. Vedere, o comunque che dovrebbe produrre. Gettare la croce addosso a questo ragazzo non mi sembra proprio assolutamente il caso, anzi di 4 mesi, 5 mesi non siamo ancora una squadra. Non siamo una squadra. E su questo è. Sai cosa? Che la cosa che mi fa pensare che domenica, sabato in questo momento non ci vuole. E poi abbiamo, guardate com'è la pallacanestro, abbiamo contro. Ha mosso i primi passi come allenatore, come tutto, e parlo di più di 6 anni. Sta adesso una leup per Johnson, c'è il fallo di... Vabbè. Washington in lune. E comunque Torino espugna, espugna. Hacker riesce a trovare compagni liberi, fa la terza, dritto sul mondo. No, qua Wilson da tre. Veramente siamo alla follia. Siamo alla follia. 77.